percorso per uscire dalla crisi passa dall'Europa, ma l'Italia farà la sua parte. La borsa andava giù e andava giù pesantemente e ha chiuso pesantemente, meno 3,5, ma soprattutto tagli anche per il rating portoghese e tutte le borse. Questo spread di 5 punti, cioè 500 punti base, è letteralmente crollato. È esattamente lo spread che gli italiani, che noi abbiamo pagato, chiude in negativo con il FTSE MIB a meno 3,26%. Il rendimento dei bond a scadenza triennale ha toccato il 9,7%, superando quello del decennale. Un segnale. Si dice che nei momenti di crisi i napoletani tirino fuori il meglio di sé, che quando tutto sembra buio, la città partenopea accenda luci e speranze. Le energie si concentrano e moltiplicano, e in alcuni casi i sogni possono diventare realtà. L'idea del nostro sogno vede la luce nel lontano 2006, quando nasce il comitato promotore della Banca di Credito Cooperativo di Napoli. Due anni dopo, nel 2008, la Banca d'Italia concede l'autorizzazione. Ed è così che nel 2009 le porte della nuova sede della BCC di Napoli si aprono, a via Roberto Bracco, dando il via ad un sogno tutto partenopeo, dove la principale ambizione è il miglioramento del territorio. Già dai suoi primi passi, la banca lascia le proprie orme nel tessuto sociale cittadino, attraverso numerosi interventi come, ad esempio, il pranzo offerto dalla BCC stessa durante l'evento Pranzo di Natale per i poveri. Mentre l'economia globale continua ad arrancare, registrando la peggiore recessione dal 1929, la BCC di Napoli compie un anno e i dati danno una certa tranquillità circa il raggiungimento del punto di pareggio contabile entro il 2012. Proposito che in realtà andrà oltre le più rosee aspettative. Ma è sull'impegno per la città che la Banca di Credito Cooperativo di Napoli è sempre più presente. Tra le oltre 20 iniziative alle quali prende parte nel 2010, la maggioranza sono di interesse per il sociale. Dalla sponsorizzazione alla Giornata Mondiale della FAO al contributo all'ospedale pediatrico Santo Bono Pausilipon di Napoli. La voglia della BCC per la rivalsa e il rilancio partenopeo è sempre in primo piano. Come dimostra la sponsorizzazione all'evento Technology Biz, incontro tra imprese, mondo della ricerca e istituzioni intorno alla cultura dell'innovazione, sul tema Grande Sud. Il 2011 si apre nel segno della continuità. Le iniziative sono molte, a cominciare dalla manifestazione La Befana dei prematuri arriva il giorno prima, a sostegno dei bambini prematuri. Ma è anche l'anno del giubileo della città di Napoli, durante il quale il cardinale Sepe dichiara la Banca di Credito Cooperativo di Napoli come banca del giubileo, partecipando personalmente all'assemblea dei soci, sottolineando l'impegno della cooperazione di credito partenopea nelle realtà locali e l'attenzione riservata ai bisogni del territorio. A conferma di una gestione virtuosa e trasparente, in questo stesso anno la banca adotta un codice etico ed il regolamento dell'organismo di vigilanza. I consensi sociali e culturali intercettati dalla BCC trovano attestazione con l'assegnazione al presidente Amedeo Manzo del prestigioso premio San Gennaro, che, secondo le parole del cardinale Sepe, ha fatto di essa una banca moderna, una banca amica, una banca etica e per questo una banca fortemente in crescita, che costituisce certamente un punto di forza per promuovere e sostenere lo sviluppo economico della nostra città. Precarietà, licenziamenti, cassa integrazione, disoccupazione, famiglie in difficoltà. Nel 2012 queste parole non fanno più notizia. Sono ormai all'ordine del giorno. Contemporaneamente, l'Italia è scossa dal dissesto di uno degli istituti bancari più antichi e grandi del nostro paese. Ma mentre la ripresa economica appare sempre più lenta e lontana, la Banca di Credito Cooperativo di Napoli compie il proprio miracolo. Dopo soli 3 anni di attività, va oltre il break-even e chiude il primo bilancio in utile. A capo di questa impresa visionaria c'è un consiglio di amministrazione che non smette di essere in prima linea nel sociale, come dimostra la sua partecipazione attiva alla Race for the Cure, corsa annuale per la lotta ai tumori del seno. Come del resto fa la BCC di Napoli, impegnandosi per la città in varie attività di beneficenza, fornendo 300 pasti durante la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato Politico. Tutto questo senza mai dimenticare il virtuosismo della cooperativa di credito partenopea, che si attesta al 12° posto per la produttività e al 9° posto per la redditività, secondo la classifica annuale della rivista Banca e Finanza.
Il 2013 è l'anno della consacrazione. Ormai l'Assemblea dei Soci è diventato un evento cittadino, in grado di coinvolgere personalità di rilievo come il sindaco Luigi De Magistris, il cardinale Crescenzio Sepe e il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro. Ma il 2013 è anche l'anno dell'arrivo della BCC sui social network, quali Facebook, Twitter, per essere ancora più vicina ai propri soci e al tessuto cittadino del quale è sempre più parte integrante. Basti pensare alla sottoscrizione della convenzione del Fondo Antiusura e il protocollo di intesa con la Prefettura di Napoli per sostenere le famiglie delle vittime di Camorra. Non da meno è la beneficenza che ha sempre contraddistinto la banca dalla sua nascita. Esempio sono la cerimonia di consegna dei zainetti BCC di Napoli alla scuola elementare Montale di Scampia e la serata di beneficenza a favore della Fondazione Santo Bono Pausilipon Onlus. Oggi la Banca di Credito Cooperativo di Napoli continua il proprio impegno sociale, che è stato uno dei principi ispiratori della Fondazione nel lontano 2006. Il progetto Seconda Chance, per la reintegrazione e l'impiego di ex detenuti nel mondo del lavoro e Adotta un vicolo, per il recupero di alcune zone della città, sono solo alcune testimonianze della dedizione della BCC ai bisogni dell'area urbana. Un appoggio che però va anche oltre i propri confini, come l'attestazione per il progetto Ponti, non muri, viaggio in Israele e nei territori delle autorità palestinesi per riappropriarsi del senso di appartenenza del territorio e della comunità. Un impegno etico che va di pari passi alla gestione della banca, ancora una volta presente nella classifica di Banca e Finanza, piazzandosi seconda nella graduatoria per la redditività e quinta nella classifica generale. Importante attestazione del lavoro svolto nel sociale arriva con la visita del ministro della Salute Lorenzin, decisa a conoscere personalmente la BCC di Napoli, da sempre impegnata in opere per il diritto alla salute dei cittadini. E il futuro? Il cammino della BCC di Napoli non si ferma qui. I nostri soci sono cresciuti insieme a noi, come un'unica grande famiglia. Pronti per una nuova casa che a breve sarà pronta ad ospitare i vecchi e i nuovi soci. Un domani che promette di seguire gli ideali che hanno reso possibile nella città partenopea, fatta di mille contraddizioni ed opportunità, la realizzazione di un sogno. Banca di Credito Cooperativo di Napoli. 6 anni di noi. E la storia continua.